Buongiorno a tutti, inizia questo webinar organizzato dalla rivista Informatore Zootecnico, dedicato al benessere animale. Cercheremo però di non comunicare i soliti contenuti sul benessere animale, quelli che conosciamo tutti. Cercheremo invece di proporre aspetti avanzati, approfondimenti, senza ripetere le solite cose scontate che conosciamo già. Per farlo in maniera efficace, abbiamo coinvolto come relatori, come esperti, due dei maggiori esperti dell'argomento in Italia, ossia il dottor Luigi Bertocchi dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, con sede a Brescia, grande esperto di benessere animale, come tutti gli operatori della zootecnia sanno, e il professor Andrea Formigoni dell'Università di Bologna. Quindi due esperti che non hanno bisogno di presentazioni, sono tra i maggiori specialisti di zootecnia bovina da latte che abbiamo in Italia e siamo contenti di poter discutere con loro. Questo incontro è stato reso possibile dalla partecipazione di cinque sponsor, che li vediamo elencati in questa testatina proiettata in questo istante. Gli sponsor sono Rota Guido, Zoetis, Arienti, Bellucci, Erilon. Questi sono gli sponsor che ringraziamo perché hanno reso possibile questo evento. Poi abbiamo anche il patrocinio dell'Ordine dei Dottori Agronomi della provincia di Bologna, del Collegio dei Periti Agrari di Bologna e del Collegio Nazionale degli Agrotecnici. Ecco, quindi una grande partecipazione, una grande collaborazione tra organismi vari. Bene, allora se la regia mi aiuta, ora inizierei a discutere con il primo di questi esperti, ossia il dottor Luigi Bertocchi, che se mi sente chiedo di collegarsi. Sì, io ti Ecco, sento. benissimo, allora manca l'immagine, bisognerebbe cliccare sulla webcam, sull'icona della webcam. Sì, vediamo, sì. Eccoci qua. Allora, Luigi Bertocchi è dirigente veterinario in forza all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, riconosciuto da tutti gli operatori della zootecnia come uno dei maggiori esperti specialisti del tema benessere animale. Ecco, con il dottor Bertocchi, così come faremo poi con il professor Formigoni, chiediamo di non raccontarci l'idea del benessere animale dalla A alla Z in modo scolastico, ma di approfondire soltanto alcuni aspetti, magari gli aspetti più spinosi, gli aspetti più critici, più problematici. Per esempio, me ne viene in mente uno, ecco per dire, ma con questo trend per il quale tutti noi votiamo per il benessere animale, noi dovremmo dire addio alla stabulazione fissa? Dovremmo dire addio alla stabulazione fissa e con essa a una bella fetta della zootecnia italiana. Dottor Bertocchi. No, non credo, però la prima cosa che dobbiamo fare prima di iniziare questa discussione è porci la domanda che cosa intendiamo per stabulazione fissa. Allora, ci sono animali che vengono legati a partire dal secondo mese di vita o più avanti o verso il sesto mese di vita rimangono legati per tutta la vita. Ecco, probabilmente a questo tipo di soluzione bisognerà porre dei limiti. Però per stabulazione fissa chiamiamo anche la stabulazione fissa quella che vede per esempio gli animali legati per un periodo della loro vita, oppure per un periodo della loro giornata, oppure ancora per un periodo della loro fase produttiva. Quindi abbiamo stalle che hanno le vacche asciutte libere e le vacche in lattazione. Legate, abbiamo stalle che hanno le manze libere, le vacche asciutte, le vacche in lattazione legate, abbiamo stalle che hanno le vacche legate durante il periodo invernale e libere, magari al pascolo durante il periodo estivo.
E quindi la domanda che ci stiamo ponendo oggi è: se un domani andiamo a porre dei limiti alla stimolazione fissa, dove li cerchiamo questi limiti? Ultimamente erano state fatte proposte del tipo lasciare la vacca libera almeno 60 giorni all'anno, quindi diciamo così nel periodo di asciutta, oppure lasciarla libera 90 giorni all'anno nel periodo estivo. Sono soluzioni che naturalmente cercano di mediare fra la realtà economica, la realtà ambientale e la possibilità che l'animale abbia comunque una vita dignitosa. Certamente è indubbio che la vacca libera gode di tutte le sue libertà fisiologiche e quindi anche quella di muoversi, ma non c'è nemmeno da dubitare sul fatto che, per esempio, nelle regioni dell'arco alpino, va bene, durante il periodo invernale, avere delle stalle libere è molto complicato, è molto difficile pensare che possano uscire e quindi spesse volte è opportuno tenerle legate. Altri fattori importanti è il rapporto con l'uomo, molto diretto. Sappiamo che le stalle a stabulazione fissa, per esempio, hanno vacche che hanno una longevità maggiore rispetto alle stalle a stabulazione libera. Per tanti motivi non è forse legato solo alla stabulazione, ma è un dato di fatto. Quindi è una domanda molto interessante, ci stiamo lavorando a livello europeo. Oggi il 30% delle stalle europee sono ancora in parte per tempi diversi, ancora con animali legati, e quindi una soluzione sarà presa in relazione al benessere degli animali, ma anche alle realtà sociali e ambientali in cui queste stalle si trovano. Bene, questo è uno degli aspetti, ecco. Per esempio, un altro aspetto critico, per esempio, che fa arricciare il naso, ecco, agli animalisti e a certe organizzazioni, è la storia delle gabbiette per vitelli, dei box vitelli, ecco, che sono spesso prese a esempio come esempio negativo di benessere animale, mentre invece nei moderni allevamenti, diciamo, i box per vitelli sono quasi obbligatori. Ecco, come possono convivere i box vitelli con questa nuova sensibilità del benessere animale? Allora, innanzitutto questa è una parte normata e quindi bisogna rispettare quelle che sono normative. Ricordiamo subito che il vitello deve avere un contatto visivo e tattile con un altro vitello. Il box singolo nasce per tutelare la sanità del vitello stesso e questa è una realtà. Forse oggi meno esigente rispetto a un tempo. È nata 40 anni fa quando i problemi di infezione nell'ambito dei vitelli erano molto maggiori rispetto ad oggi perché l'igiene era inferiore, perché molte patologie che oggi sono state quasi completamente debellate erano invece assolutamente endemiche e quindi la tutela della sanità del vitello, il box singolo ha consentito una forte riduzione della mortalità del vitello. Oggi però si possono anche avere box con due vitelli, in modo tale che gli animali possono rimanere a contatto. E questo secondo me non inficia assolutamente il rischio sanitario, soprattutto in certe stalle quando abbiamo ottime norme igieniche e quindi, anzi, ci sono dei lavori che dimostrano come se gli animali, che se i vitelli stanno assieme a due o a tre nei primi 60 giorni riescono, ad avere performance migliori proprio perché il loro benessere migliora. Quindi, il box singolo, secondo me, nel tempo sarà destinato a ridursi e cominceremo ad adottare box in cui si inseriscono due vitelli o tre vitelli, naturalmente con le dovute norme igieniche e i dovuti spazi, proprio per consentire benessere da un lato, ma dall'altro tutela della sanità dell'animale. Bene, grazie. Adesso continuiamo per un'altra 20 minuti la discussione con il dottor Luigi Bertocchi. Nel frattempo mi piacerebbe invitare a presentarsi anche il professor Formigoni in video e in audio, in modo tale che chi ci ascolta, ecco, buongiorno professor Formigoni, Buongiorno buongiorno, sappia che fra un pochino parlerà anche il professore. Torniamo con la nostra discussione con il dottor Luigi Bertocchi dello Zoo Profilattico di Brescia. Un altro must del benessere animale, almeno nel campo delle bovine da latte, un altro must è la libertà di movimento degli animali. Allora, io nella mia modestia, girando per le stalle della pianura padana, vedo che hanno libertà di movimento le manze.
al limite le bovine in asciutta, però non, insomma, non mi è ancora capitato di vedere libertà di movimento fuori dalla stalla, in paddock, esterni, così, per le bovine in lattazione. Non ho visto abbastanza allevamenti oppure non mi sbaglio, dottor Bertocchi? Non è così. Cioè, allora, la libertà di movimento fuori dalla stalla dipende da tantissimi fattori. Prima di tutto è ovviamente come è disegnata la stalla. Però dobbiamo distinguere essenzialmente una cosa molto importante. La bovina ad alta produzione, quindi la vacca che fa 120, 130, 140 quintali di latte per lattazione, durante la giornata non ha molto tempo per andare in giro, deve passare molto tempo a riposare ed è fondamentale dove rumina e poi il resto del tempo va a mangiare e va a bere, gli rimangono veramente poche ore e spesse volte queste ore vengono utilizzate nei camminamenti che ci sono fra le cuccette e raramente va fuori, tende ad uscire soprattutto quando ci sono idonee condizioni climatiche. Per esempio, quando la temperatura tende ad essere piuttosto bassa, al di sotto dei 20 gradi, l'animale va volentieri fuori, ma se la temperatura va appena appena al di sopra dei 20, 22, 24 gradi, l'animale sta volentieri in cuccetta. Ci sono bellissimi lavori che dimostrano come la scelta di andare al pascolo è spesso volta legata, per esempio, di andare al pascolo, di utilizzare aree esterne, è spesso volta legata alle ore notturne, mentre invece nelle ore diurne, quando c'è più sole, più luce, più temperatura un po' più alta, l'animale, pur potendo uscire, preferisce stare in cuccetta. È chiaro quindi che la soluzione di uscire dipende da che tipo di animale abbiamo, alta o bassa produzione, e da che contesto climatico, in quale contesto climatico ci troviamo. Quindi, Però non ci sono controindicazioni, per esempio pericoli di danneggiamento della mammella, non lo so. Non ci beh, sono controindicazioni. dipende da come è disegnato l'esterno. Ho visto, chiamiamo pascoli o prati all'esterno della stalla bellissimi e utilizzati dalle vacche. Ho visto prati, pascoli esterni alla stalla che non erano assolutamente scelti volentieri dalle vacche perché erano terreni in cui c'erano tanti sassi e più che danneggiare le mammelle, tante volte i piedi, le patologie podali potevano subire aggravamenti. L'animale, che è molto delicato, non apprezza un ambiente che non sia disegnato proprio su questo tipo di animale. Io ricordo sempre che la vacca ad alta produzione è un atleta che ha performance elevatissime e come tutti gli atleti deve vivere in ambienti che siano disegnati ad hoc per lui. Oggi la stalla è progettata ad hoc per una vacca ad alta produzione. L'esterno non si può progettare, si può così condizionare, ma non è sempre progettabile perché è soggetto alle intemperie, è soggetto agli andamenti climatici e quindi non sempre l'esterno è un qualcosa di positivo. Direi che è molto complicata questa idea di vedere le vacche fuori, soprattutto se abbiamo vacche ad alta produzione. È chiaro che se abbiamo vacche che sono invece più rustiche, che producono di meno, che hanno quindi anche più tempo perché passano meno tempo a mangiare, hanno meno bisogno di riposare, hanno più bisogno di stare all'esterno e allora a questo punto è importante che vi sia un ambiente esterno idoneo. Benissimo, grazie. Adesso con il dottor Bertocchi abbiamo ancora un quarto d'ora, però vorrei interrompere un attimo per parlare a coloro che si fossero messi in collegamento soltanto un po', con un po' di ritardo. Il canovaccio di questo nostro webinar sul benessere animale non prevede due ingessate relazioni tipo convegno da parte dei due super esperti, no, prevede un colloquio. Con il misero giornalista che sono io, un colloquio soltanto su alcuni aspetti, gli aspetti più spinosi, gli aspetti da approfondire. E in tal modo abbiamo ritenuto che questo incontro possa essere ancora più utile e interessante per chi ci ascolta. Non racconteremo il benessere animale dall'A alla Z, ma soltanto gli aspetti più critici o più degni di essere approfonditi. Continuiamo il nostro colloquio con il dottor Bertocchi dello zooprofilattico di Brescia con un altro aspetto. C'è un allevatore che io conosco, ma tanti altri allevatori avranno fatto la stessa scelta. Questo allevatore
Enrico Nascimbeni di Cortile di Carpi, che produce latte per il parmigiano reggiano, che ha fatto questa scelta, ha istituito una zona parto con 6 box singoli dove le bovine possono andare a partorire in tutta tranquillità. Una volta partorito, una volta effettuato il parto, il vitello neonato resta assieme alla madre per almeno un paio di giorni, quindi condizioni di grande tranquillità. Siamo nel pieno dell'idea del benessere animale, è un esempio è una situazione da presentare come esempio per gli altri allevatori che ci ascoltano. Anche questa è una domanda che è molto simile a quella precedente. Allora, ci sono aspetti tipicamente etologici e aspetti sanitari. Allora, è logico ed è apprezzabile il fatto che il vitello possa rimanere con la madre, ma ricordiamoci che nei primi 2 giorni, quando il vitello va a succhiare il latte in maniera diretta dalla madre, comunque corre dei rischi sanitari. Quindi dobbiamo metterci al riparo da questi rischi sanitari e lì corre anche la madre. Uno su tutti, l'infezione da paratubercolosi si contrae in quel momento lì, prevalentemente in quel momento lì, e quindi il fatto che il vitello viva in un ambiente non controllato o non così controllato come il box singolo, il box doppio, va bene, aumenta i rischi di questa infezione da parte del vitello. La seconda opzione è: siamo di fronte a una vacca ad altissima produzione. I primi 2 giorni ha il colostro, ma ne ha quantità enormi, superiori a quelle che servono al vitello. Il vitello ne può utilizzare solo in parte e se, è sicuramente utile per lui, però molto di questo colostro rimane in mammella e in questo momento qua il rischio di infezione mammaria da parte della bovina è altrettanto possibile se abbiamo una situazione del genere. Quindi è certamente una strada da percorrere, quindi è molto buona l'esperienza dell'allevatore Nascimbeni, però ci sono da valutare tanti aspetti e non è detto che questa esperienza proiettata su grandi numeri possa causare poi dei problemi dal punto di vista sanitario. E allora, se salvaguardiamo l'aspetto etologico e penalizziamo l'aspetto sanitario, ricordiamo che l'aspetto sanitario è una parte fondamentale del benessere, perché un animale che ha patologie non è mai in condizioni di benessere. Quindi è una situazione che bisogna studiare e mi fa piacere che qualche allevatore si butti in questo campo e possa poi fornirci i dati per fare le valutazioni corrette. Esatto, certo. Un altro aspetto fondamentale del benessere animale è l'igiene, è l'igiene della stalla, ecco. E, mentre questo è vero, d'altra parte è anche vero che si sta affermando un particolare tipo di stalla, una stalla senza cuccette, la cosiddetta stalla compost o compost barn. Allora, io le chiedo, dottor Bertocchi, ma è una buona idea dal punto di vista dell'igiene adottare questa soluzione, la stalla senza cuccette con un substrato di compost? Allora, è un'idea che parte soprattutto da alcune aree mondiali in cui innanzitutto abbiamo 2 condizioni fondamentali, spazio e clima. Allora, se noi abbiamo tanto spazio, una lettiera compost bar vuole dai 15 ai 20 metri quadranti per animale, che sono uno spazio enorme. E soprattutto si deve costruire una stalla ad hoc. Deve essere estremamente arieggiata perché questo compost deve rimanere asciutto. Ma anche avendo una stalla ad hoc, abbiamo la necessità di avere poi un clima ad hoc. Allora, se questa stalla è in Israele, dove il clima ha determinate condizioni di umidità e quindi l'assorbimento delle feci mischiate a materiale organico appositamente miscelato per fare il compost, riesce a mantenere la lettiera asciutta, la cosa può essere positiva perché la libertà di movimento è possibile, ma bisogna disegnare una stalla ad hoc e dobbiamo essere in un ambiente ad hoc. Teniamo presente anche che non sono infrequenti nella nostra pianura padana, per esempio, i raggruppamenti degli animali, soprattutto nel periodo che va da giugno a settembre. Raggruppamenti che io ho studiato, poi magari sentirò anche il professore, ho letto
centinaia di ipotesi, ma nessuno ha mai compreso esattamente quale sia la causa di questi raggruppamenti. Di fatto, però, tutti gli animali che dispongono di una lettiera permanente vanno a occuparne un quarto o un terzo, quindi rendendo assolutamente inutile l'igiene degli altri tre quarti dall'altra metà. Questo è un rischio estremamente importante che se si sviluppa in una stalla che è a compost bar, sovraccarica di materiale organico una parte e scarica l'altra parte, con tutti i rischi. Primo fra tutti, lo voglio sottolineare perché è stato il mio ed è ancora il mio oggetto di lavoro, l'infezione da agenti ambientali della mammella. Quindi io direi che ha molti aspetti positivi, ma deve essere studiata attentamente e deve essere valutata attentamente questo tipo di scelta, perché non è sempre positiva. Continuiamo ad andare per flash, che abbiamo deciso di usare questo metodo. Rapporto numero vacche, numero cuccette. Volendo essere realistici, tenendo conto anche degli aspetti economici, degli aspetti delle possibilità economiche e organizzative dell'allevatore medio, il rapporto vacche cuccette non potrà mai essere uno a uno. Quant'è un buon rapporto Noi nella razionale? checklist, benessere abbiamo inserito il 10% di cuccette in più. Come tutti i numeri, sono crudi, sono netti e quindi vanno visti in un contesto. Però non c'è ombra di dubbio che più la stalla è disegnata in maniera corretta, più questo numero diventa veramente ottimale. Più la stalla invece è disegnata in maniera non corretta, e più servirebbero le cuccette. Tutti gli allevatori sanno che in moltissime stalle ci sono i famosi cul-de-sac, dove quelle 10 cuccette in fondo alla corsia X non sono mai occupate. Io ritengo che 10% è stato un numero che abbiamo trovato nelle mille esperienze e mille soluzioni che abbiamo letto nei vari articoli. Però voglio darvi un dato. Mi L'allevatore che ha il punteggio di scusi, benessere mi più scusi un alto. secondo, mi scusi, prima di questo dato, lei ha parlato di una misteriosa checklist. Lei fa riferimento a quelle checklist che troviamo sul sito Sono le checklist di www.classifarm.it. Classy Farm, esatto, sono le checklist di valutazione del benessere per autocontrollo, cioè quella traccia che noi abbiamo dato per valutare i rischi relativi al benessere, che sono poi state autorizzate dal Ministero e che oggi tutti gli allevatori conoscono perché sono attualmente applicate, sono state applicate in più di 10.000 stalle in Ok, Italia. Quindi chi volesse consultarle www.classifarm con la y.it, tutto attaccato, classifarm.it. Mi scusi se l'ho interrotto prima, continui no, pure. semplicemente per dire che l'allevatore che oggi ha il punteggio maggiore, o perlomeno fra i 5 punteggi maggiori di assenza di rischio e quindi per contro di miglior benessere, è un allevatore che ha 250 vacche in una stalla che ha 320 cuccette. Fa 42-43 litri di latte di media ed è sicuramente una stalla che ha molti altri fattori positivi. Ma questo allevatore, che è un amico e che ci sentiamo spesso, mi ha detto: la cosa che non farò mai è aumentare le vacche da questo numero se non ho aumentato almeno 2 cuccette per ogni animale che andrò a inserire. Per cui lui oggi è sul 70% e sa benissimo che nella sua stalla alcune parti non vengono utilizzate, ma ha constatato che avendo un 20% in più di cuccette abbondante, va bene. Tutte le vacche, quando vogliono riposarsi, trovano facilmente ad andare a riposarsi perché hanno la giusta distanza dalla mangiatoia, hanno i giusti percorsi e quindi anche quando fanno tanto latte, fanno fatica a muoversi, fanno fatica a gestire il proprio movimento, trovano facilmente la zona per andare a riposarsi senza dover per forza fare troppa strada e quindi scegliere di coricarsi in Beh, corsia con comunque tutti i danni che ne. questo è l'optimum, poi bisogna anche tener conto delle strutture che l'allevatore medio può avere a disposizione. Io fossi allevatore non andrei mai sotto il 110% delle cuccette. Io. Ok.
Bertocchi Luigi pensando che non ci rimetto nemmeno economicamente, perché sono convinto che questo, e ho decine di esperienze in tal senso, che gli animali che hanno un più facile accesso al riposo producono di più e soprattutto hanno meno problemi sanitari. Quindi i soldi che perdo perché ho 10 vacche in meno li recupero ampiamente perché quelle vacche che ho mi fanno guadagnare di più che non avere 10 vacche in più. Bene, passiamo come sempre di palo in frasca per mantenere anche attento l'uditorio. Una delle novità nel campo del benessere animale è il bando creato dal Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano, soltanto per i propri produttori, che prevede di elargire 10,5 milioni di euro in 3 anni ai migliori allevatori per quanto riguarda, migliori per quanto riguarda la loro applicazione del benessere animale. E tra le situazioni che vengono valutate per dare questi premi, tra le situazioni c'è, aperte virgolette, durata in stalla degli animali, durata in stalla degli animali. Che cosa significa? Che cos'è questo concetto della durata in stalla degli animali? Cosa c'entra col benessere È animale? un concetto quasi più economico che di benessere, nel senso che tutti sappiamo che la quarta e la quinta lattazione è la più redditizia. Tutti sappiamo che per avere 4-5 lattazioni dobbiamo trattare in maniera idonea gli animali durante le prime fasi improduttive e durante le prime lattazioni. Quindi avere gli animali che stanno di più in stalla o bene vuol dire in primo luogo guadagnare di più. Ma per guadagnare di più e avere gli animali che stanno in più in stalla vuol dire ridurre i problemi sanitari dell'animale. Tenete presente che il 50% degli animali nel transition cow, va bene, hanno dei problemi e il 50% non ce li hanno. Tenete presente che oggi evitare il maggior numero di problemi nel periodo più delicato della bovina, cioè nei 40-50 giorni dopo il parto, vuol dire evitare qualsiasi stimolo immunitario. Quindi vuol dire massimo spazio, massima igiene, massimo comfort, in sintesi massimo benessere. Che cosa penso abbia fatto il parmigiano? Ha semplicemente detto: se io li obbligo ad avere più lattazioni, da un lato tengo maggior benessere degli animali perché dovranno occuparsi di questi animali in maniera gestionale più attenta e quindi rispondo alle esigenze etiche di mercato. Dall'altro però garantisco anche agli allevatori di guadagnare di più perché sono con le lattazioni più avanti che gli animali producono reddito. E penso che questa sia stata una scelta molto, molto, molto intelligente e acuta da parte del parmigiano reggiano. Poi dipende dalle condizioni di mercato, dipende da quanto uno sta innovando geneticamente la sua stalla, eccetera. Ma certamente come linea è una buona linea. Bene, Te lo chiedo nel grazie. confronto. Prego, 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 professor Formigoni, prego. No, dicevo che oltre alle giustissime motivazioni che ha portato il dottor Bertocchi, la scelta del parmigiano reggiano è anche maturata in funzione del fatto che i consumatori ci chiedono ormai queste informazioni in relazione al consumo del prodotto, quindi ormai il prodotto deve essere realizzato in determinate condizioni e la longevità degli animali è percepita dai consumatori, specie di alcune che si servono in alcune catene produttive particolarmente di valore, eccetera, chiedono questo aspetto, per cui c'è una necessità che ci viene richiesta dal mercato quindi insomma Sì, c'è una doppia certo. motivazione economica, condivido perfettamente quello che diceva Luigi, e in più, se vogliamo vendere il nostro prodotto a 11, 12, 13 euro, questo ci è richiesto. Bene, allora sono le 11:30 e dopo questa prima mezz'ora dedicata ai contenuti del dottor Luigi Bertocchi dello zooprofilattico di Brescia, penserei di dare un'altra mezz'ora invece ai contenuti che saranno in parte concordanti del professor Andrea Formigoni dell'Università di Bologna.
al quale capiterà, ecco, di fare le domande simili, ma sicuramente le risposte saranno diverse, perché è diverso il ruolo, diverse le esperienze, diverse le competenze. Professor Formigoni, torniamo su uno degli aspetti toccati da Luigi Bertocchi nella mezz'ora precedente. Ah, scusate, ricordo a chi si fosse messo in collegamento soltanto ora che siamo all'interno di un webinar organizzato dall'informatore zootecnico e dedicato al benessere animale. Un webinar ravvivato dalla presenza di due guest star, ossia Luigi Bertocchi e Andrea Formigoni, che non hanno bisogno di presentazioni. Torniamo al professor Formigoni. Gli animalisti, torniamo alla storia dei box vitelli, gabbiette vitelli. Gli animalisti spesso puntano il dito contro la zootecnia, contro gli allevamenti intensivi, facendo vedere una foto di un vitello nel suo box, un vitello nella sua gabbia. Ma è così contro all'idea di benessere animale questa situazione che è così diffusa in zootecnia? Ma intanto buongiorno a tutti, grazie per l'invito e anche per i complimenti di Giorgio Setti. Adesso sentirsi star mi sembra un po' eccessivo, ma comunque grazie per i complimenti. No, io concordo perfettamente con quanto ha detto Luigi pochi minuti fa, e cioè che facciamo un po' di storia anche, no? Le gabbiette per vitelli furono studiate negli anni 70, anche con piani regionali finalizzati alla riduzione della mortalità neonatale dei vitelli e delle patologie enteriche respiratorie, e nacquero queste soluzioni che sostituirono le vecchie soluzioni, peraltro ancora presenti, del vitello legato dietro alla madre nella corsia di servizio delle vecchie stalle legate. E portarono dei benefici assolutamente indubbi. Ora, il tema dell'isolamento del vitello rispetto alla madre è un tema eminentemente etico più che pratico operativo. Abbiamo le problematiche citate dal dottor Bertocchi, la trasmissibilità di alcune patologie, anche importanti. Alcune sono scomparse, ma ricordo la leucosi. Che venne radicata con una pratica corretta di segregazione del colostro da animali positivi e altri aspetti. Abbiamo un aspetto eminentemente igienico-sanitario che deve essere salvaguardato, e non v'è alcun dubbio che la disponibilità di spazi specificatamente disegnati e studiati per gli individui sia una pratica che agevola tutte queste finalità. La condivisione di spazi comuni fra alcuni vitelli è già praticata da molti allevatori ed è assolutamente positiva. Probabilmente in termini pratico-operativi, se questo si realizza dopo alcuni giorni dal momento della nascita, io credo che sia comunque facilitante il lavoro dell'allevatore e anche più sicuro nel controllo delle patologie. Quando parliamo di soluzioni costruttive, io credo che sia necessario sempre individuare qual è il modello di azienda al quale noi ci riferiamo. Altro è gestire un numero di parti relativamente contenuto, altro è gestire un numero di parti relativamente elevato. Altro è avere una programmazione dei parti che consenta un buon sfruttamento degli ambienti, altro è quello di una concentrazione di parti in alcuni momenti. Credo sia esperienza di tutti osservare come allorquando negli allevamenti si verificano più parti rispetto alla norma, quasi certamente aumentano le problematiche di ordine sanitario. Ulteriore aspetto che forse è da considerare relativamente all'isolamento del vitello rispetto alla madre: siamo sicuri che prenda il colostro e siamo sicuri che la mammella non subisca i danni citati da Luigi?
Ulteriore aspetto, lasciare il vitello per 2-3 giorni potrebbe rendere più difficile poi l'adattamento, soprattutto delle primipare, alla sala di mungitura. Sono elementi che devono essere tenuti in considerazione e che, secondo me, devono essere valutati dall'allevatore in funzione del proprio allevamento, della propria struttura, eccetera. Bene, Quindi la grazie risposta professore. è in buona sostanza, io penso che la soluzione degli spazi individuali per vitelli sia ancora molto, molto interessante ad essere adottata. Magari invece delle gabbiette sopraelevate si possono pensare a soluzioni diverse, tipo igloo o quant'altro, che hanno il vantaggio di offrire più spazio agli animali, a volte più del doppio, con la possibilità di un accesso all'esterno, quindi la presenza di luce, un maggior arieggiamento, eccetera, eccetera. Sempre con il nostro metodo che abbiamo scelto di passare di palo in frasca all'interno del grande argomento benessere animale, professor Formigoni, le volevo chiedere la sua opinione sulla stabulazione fissa. Io credo che un buon 15-20% della zootecnia bovina da latte italiana avvenga in stalle con stabulazione fissa. Ma sono tutte spacciate, è un metodo da abbandonare, un metodo che va verso l'esaurimento. Ma credo che anche qui Luigi abbia dato un quadro, secondo me, molto, molto razionale del problema. Io non ho le sue competenze e conoscenze, a livello europeo. Sicuramente la stabulazione fissa, è un sistema che può essere ben gestito, su numeri relativamente modesti, in determinate condizioni. Ma laddove vi sia una buona struttura con soprattutto un rapporto fra uomo e animale molto, molto buono, la stabulazione fissa non sia del tutto pregiudizievole per la salute dell'animale. Anzi, per certi aspetti abbiamo dei vantaggi, per esempio a livello podale, la disponibilità di cibo, per esempio di acqua, eccetera, possono essere addirittura superiori rispetto a condizioni di stabulazione libera non ben gestite. In prospettiva, io credo che per le aree, diciamo che hanno Marginali. l'orientamento di produrre latte per prodotti di eccellenza, probabilmente la stagione della stabulazione libera tenderà a finire, ma anche in relazione alle nuove tecnologie che avanzano. Per esempio, la robotizzazione della mungitura non prevede la stabulazione fissa e quindi prevede che gli animali vivano in libertà, risparmiando un sacco di tempo, per esempio, per la sala d'attesa, per la mungitura, eccetera. Credo con tutta onestà che questo sia il modello almeno di alcune filiere produttive. Credo che anche il parmigiano reggiano tenda, con il piano che veniva citato prima, a facilitare una transizione verso stalle più moderne, ambienti più moderni, e questo per tanti motivi, anche per l'operatività, eccetera, credo prevedano la stabulazione libera. Bisogna però, mi permetto di dirlo e di affermarlo, nel momento in cui si costruisce una stalla nuova a stabulazione libera, non sbagliarla. Ecco, questo è molto importante. Purtroppo non abbiamo elementi del tutto condivisi fra tecnici e costruttori relativamente a quella che dovrebbe essere, almeno idealmente, una stalla ottimale in stabulazione libera. Ma qualche elemento, però, anche dall'esperienza c'è, veniva citato per esempio prima il numero delle cuccette, condivido perfettamente. C'è il tema degli spazi delle corsie, c'è il tema Dell'accesso alla della mangiatoia, delle pavimentazioni, per esempio, c'è il tema del raffrescamento, della ventilazione attiva e naturale. Ci sono degli aspetti molto importanti. Spesso l'allevatore pensa al risparmio immediato, magari sarebbe utile pensare che una stalla non si costruisce ogni 5-6 anni, ma di solito dura nel tempo, almeno questo è il nostro modello. Quindi bisogna proiettarlo su tempistiche molto lunghe di investimento.
Ecco, a proposito di questa idea qua, ecco, della progettazione di una stalla, una situazione nemica del benessere animale è il sovraffollamento, oppure la competizione tra gli animali. Ecco, e quindi parliamo di approccio alla greppia. Ecco, qual è una giusta, una buona distanza, una razionale distanza? A metratura a disposizione di ogni animale, ecco, in mangiatoia, 60 centimetri. Dunque, intanto facciamo un cenno al sovraffollamento. Il sovraffollamento è uno dei più grandi nemici del repertorio etologico dei bovini. I bovini sono animali sociali e si muovono normalmente in gruppo, cioè non è vero che gli animali si danno il turno, ma questo è un concetto più umano che bovino. I bovini generalmente si muovono in libertà, tutti insieme per fare un'attività, quindi per mangiare piuttosto che per riposare, eccetera. Insomma. E se noi osserviamo le stalle in cui non vi è sovraffollamento, è questo ciò che avviene. La stragrande maggioranza dei bovini svolge le proprie attività praticamente seguendo un animale dominante, ma in genere, non si danno i turni. Quindi, il sovraffollamento è il nemico dell'economia, perché sappiamo, come diceva giustamente prima Luigi, che una carenza di riposo piuttosto che di accesso alla greppia, eccetera, comporta una flessione in termini produttivi assolutamente importante. E, i lavori di Grant del Miner Institute hanno chiaramente dimostrato, ormai è quasi uno slogan, che quando il riposo scenda al di sotto delle 12-13 ore, perdiamo circa 1 litro di latte per ogni ora di riposo persa. Quindi, e la stessa cosa ci dimostrano i lavori di Bach in Spagna, il quale ha dimostrato come la carenza di cibo anche per alcune ore nell'arco della giornata, cosa che avviene anche in situazioni di sovraffollamento, determina una perdita di latte assolutamente consistente. Quindi, sovraffollamento non deve esistere. Esiste un tema poi di dimensione delle catture o dello spazio in greppia necessario. Chiaramente dipende dalla dimensione degli animali. Se parliamo di animali che abbiano un peso, diciamo, compreso fra i 630 e i 720 kg, più o meno è l'ordine di peso vivo con un body condition score adeguato, compreso fra quello delle primipere e delle pluripere, basta osservare gli animali alla greppia, se vogliamo che accedano, alla greppia senza, toccarsi o comunque per lasciare almeno 1 centimetro di spazio fra l'una e l'altra, il fronte greppia minimo dovrebbe essere superiore ai 75 centimetri, 72-74 centimetri. Basti farmi, sembra di ricordare riporti 68, se non ricordo male, Luigi, tu Sì. ricordi? E 68, se abbiamo animali primipare, probabilmente di piccola dimensione può andare bene, quello è uno spazio minimo, idealmente dovremmo andare oltre i 75, per l'esperienza nostra. Ricordiamo che gli americani suggeriscono per le bovine in preparto, nella fase di transizione, tra gli 85 e i 95 centimetri. Questo per dimostrare che l'animale gravido ha una dimensione anche corporea superiore e la competizione lì diventa particolarmente problematica nell'indurre stress e problemi metabolici collegati, dovrebbe essere molto più ampia. Autocattura, non autocattura. Diciamo un L'elemento esiste. dispositivo alternativo, una situazione alternativa alle autocatture, è chiamata tubo testa, quel tubo orizzontale. Ok. Certo, è una situazione ben conosciuta, soprattutto nei vitelloni da carne, anche nelle manze, piuttosto che soprattutto nelle bovine in asciutta, spesso si vede. Nelle bovine in lattazione è una soluzione che può essere assolutamente praticata. Esiste un punto che deve essere ben considerato da parte dell'operatore. Esistono dei momenti nei quali dobbiamo,
in qualche modo avere l'animale in cattura, per cui è necessario prevedere questa soluzione. Esistono dei momenti in cui, qui abbiamo Zoetis che partecipa a questo convegno, lo sponsorizza, dobbiamo per esempio effettuare delle vaccinazioni. È chiaro che è difficile rincorrere gli animali all'interno di uno spazio dove non abbiamo la possibilità. Esiste poi un problema di sicurezza anche in relazione alle operazioni che debbono essere svolte in stalla, per cui io penso che una soluzione accettabile possa essere quella di autocatture larghe. È chiaro che perdiamo spazio, tra virgolette, ma lo spazio io lo chiamo lo spazio biovitale, lo spazio è necessario per il bovino. Il bovino, per essere longevo, per interagire in maniera corretta con i propri consimili, non deve essere in gruppi troppo numerosi e deve avere uno spazio che, prima è stato citato Israele quando si parlava del compost bar, Israele aveva dei problemi metabolici molto importanti all'inizio degli anni 80. E una soluzione che loro ipotizzarono e che io ho acquisito dai colloqui con Oded Mir ancora parecchi anni fa, fu quella di dare indicazioni perché le stalle fossero dimensionate per offrire almeno 25 metri quadrati ad ogni animale contro i 16-17 che erano inizialmente proposti. Ora, se noi pensiamo ad una soluzione che preveda non l'uso del compost bar, che comunque dovrebbe avere le caratteristiche citate da Luigi assolutamente, viceversa, credo che non ci siano molti spazi di successo, ma pensiamo ad una soluzione tradizionale, cuccette più corsie di alimentazione, corsia fra le cuccette, e vogliamo assegnare almeno la metà di questo spazio, visto che la zona di riposo a questo punto può essere molto contenuta, pensando ad una cuccetta come una mini lettiera permanente, non una cuccetta, chiamiamola mini lettiera permanente in cui l'animale è guidato ad entrare. Vogliamo accettare che siano 11-12 metri quadrati disponibili per ogni animale che abbia un peso di 670-680 kg medio? Bene, se noi facciamo un'analisi delle nostre stalle, la Stefan ci dice che al di sotto dei 6 metri siamo in condizioni critiche, però difficilmente superiamo gli 8-9 metri con le misure che normalmente vengono proposte. Vuol dire che siamo sotto del 50% rispetto a quello che può essere ipotizzato in condizioni ottimali. E mi allaccio anche a quanto è stato detto prima relativamente ai paddock esterni. I paddock esterni, ha detto benissimo Luigi, tutti i problemi che possono incorrere nella gestione dei paddock esterni. Ricordiamo anche un altro elemento che non è stato citato, e cioè che le acque meteoriche che toccano terra nel paddock esterno diventano liquami. E questo aumenta enormemente le necessità di stoccaggio, cosa che possiamo evitare avendo strutture coperte, ma arieggiate, luminose o ombreggiate, dipende da quello che vogliamo. L'importante è che gli animali abbiano però spazio vitale. Lo spazio vitale, secondo me, Vabbè, spazio vitale è una delle colonne dell'idea di benessere animale. C'è un però luogo ecco, comune. perché noi non abbiamo ancora una condivisione su quello che riteniamo sia lo spazio che debba essere indicato agli allevatori che debbano costruire le nuove stalle, perché una stalla dura 20-25 anni, le vacche in 25 anni cambiano parecchie volte e Vabbè, quindi cambiano anche come sarebbe molto dimensione. utile un confronto franco e sereno su questo. E mi rendo conto che non possono esistere numeri magici, forse qualche esperienza però si può vedere, valutare e capire, per esempio, lo stato di pulizia e di igiene è molto importante. Come valutiamo lo stato di pulizia e di igiene di un animale? Io, per Certo. esempio, ho un criterio che è quello della pulizia della parte distale degli arti. Se noi vediamo gli arti che sono sporchi, vuol dire che gli animali sono a contatto con le feci, non c'è niente da fare.
Mi Se scuso ho se gli la atti interrompo. positivi, vuol dire che c'è un rapporto con l'ambiente e con le feci che inevitabilmente sono prodotte negli ambienti in cui vivono gli animali, la situazione è sicuramente un po' migliore. Mi scusi professore, ma per Tocchi, ma ci sono classi farm, definisce dei parametri numerici su questi aspetti? I metri Assolutamente. quadrati, la pulizia degli animali, ci sono dei parametri nella checklist? Assolutamente sì. Allora, i metri quadrati che sono presenti in classi farm, purtroppo non sono quelli che ha indicato il professor Formigoni, ma sono quelli che mediano tra la condizione attuale e la possibilità di stimolare l'allevatore a migliorarla. Ora, sopra i 7 metri quadrati noi abbiamo dati, abbiamo veramente percentuali molto basse. Quindi se io avessi messo 9 metri quadrati o 10 metri quadrati, in fase ottimale avrei avuto veramente poche unità di stalla. Molte invece si stanno accorgendo che già passando dai 5 metri ai 7 metri, 7 metri e mezzo, hanno dei risultati. Poi dipende molto da che materiale è fatta la lettiera, eccetera. Per quanto riguarda invece La la pulizia. pulizia degli animali, va benissimo quello che ha detto il professore, ognuno deve avere un suo criterio, ma deve standardizzarlo mentalmente. Poi ci sono dei criteri invece che sono stati pubblicati, come quelli pubblicati da Welfare Quality sul Clean Score degli animali, in cui si prende in analisi il livello di imbrattamento di 3 aree, o anche di 5 aree, dipende dai metodi, che sono parte della testa e arto anteriore, arto posteriore, pancia e mammella, diciamo la cosa più semplice. È chiaro che più sei specialista, più vai a vedere le parti che sono più facilmente sporche. Gli arti sono i primi, ovviamente. E se uno vuole andare a documentarsi e trovare questi parametri, deve andare sul sito di Welfare Quality. Oppure può leggere il manuale che è disponibile di Classy Farm per l'applicazione della checklist, dove c'è un paragrafo su Clean Score, dove dice appunto come si fa a valutare e applicare questo Clean Score e quali sono le logiche e anche le conseguenze. Quindi, Va bene. E permetto di poi. intervenire, se è Sì, possibile. certo, prego. Cioè, è evidente che Classy Farm ha una funzione che è quella di, che citava appunto giustamente Luigi, la suggestione è quella di per chi deve fare una stalla nuova e quindi investe sul proprio futuro, sul futuro degli animali, capire se adottare i criteri di minima o adottare i criteri che si ritengano ottimali per gli animali da qui a 20-25 anni. Questa è la Credo siano i due livelli sui quali bisogna porsi. E questo è uno sforzo che dobbiamo fare tutti, di condivisione molto importante, perché fare una stalla costa parecchi soldi e vanno ammortizzati questi soldi in un tempo medio, non lunghissimo. E dunque sbagliare significa pregiudicare il risultato economico. Per esempio, guardate, qui avete una foto nel vostro Deplian di stamattina. Ora, la prima cosa che mi ha colpito è la dimensione della corsia tra le due cuccette. Ma lei parla della foto che viene proiettata in questo istante. La vostra foto, sì. In relazione alla lunghezza della stalla. Ora, qui le ruspette, facciamo un aspetto legato alla dimensione della corsia. Quando gli animali decidono di muoversi tutti insieme, come abbiamo detto prima, e quindi escono tutti dalle cuccette e vogliono andare in zona di alimentazione, come pensate che avvenga il cow traffic, come lo chiama Rick Grant, all'interno di quei 2,50 m, forse 2,20 m di corsia? E ancora, la ruspetta, quando arriva in fondo alla stalla, per non scaricare le feci sulle cuccette, quanto devono essere alte le cuccette stesse? Ovvero quante volte la ruspetta deve transitare? Per darvi un'idea di come, nella pratica poi operativa, è necessario osservare e cercare di prevedere la costruzione con condizioni che non sono quelle di una volta. Oggi un animale che mangia 36-37 kg di sostanza secca
produce 90-100 kg di deiezioni al giorno. Okay? Quindi sono tutti aspetti nuovi che non conoscevamo chiaramente nel passato e che necessitano di essere tradotti poi in pratiche edilizie innovative, nuove, insomma. Okay? Professore, Volevo sempre aggiungere una come... cosa, Prego. se mi permetti, Giorgio. In questi anni è abbastanza frequente che gli allevatori vengano da noi per farci vedere i disegni delle stalle che vogliono costruire. Quasi tutti mi portano il disegno della stalla centrale e mi parlano di distanza fra le cuccette, dimensioni delle cuccette, dimensioni delle corsie di alimentazione. Io quasi, che sono importanti ovviamente e che concordo con quello che ha detto il professore, ma io quasi tutti, ma veramente forse la totalità, faccio sempre questa osservazione. Non farmi vedere questo, fammi vedere come ha organizzato i primi 30 giorni dopo il parto. Cioè, come è organizzato, come stanno le vacche nei primi 30-40 giorni dopo il parto. E di solito rimangono un po' così perché mi dicono: ma sì, li metto lì e no. Allora, se ritorniamo al concetto che il 50% degli animali, per una condizione fisiologica e anche ambientale, hanno un piccolo o grande problema. Nella fase di transizione, il progetto di una stalla deve partire da come deve essere fatta la parte pre e post parto, con le dimensioni che ha citato il professore, con gli abbeveratoi adeguati, con l'accesso alla mangiatoia adeguato, senza ostacoli, con la libertà massima. Poi, quando la vacca ha superato quel periodo lì, bisogna pensare al futuro, ma qualche compromesso si può trovare. Quello che veramente mi preme far passare come idea è: quando studiate una stalla nuova, nessun compromesso per il pre e post parto e massima visione di questo ambiente non attuale, ma proiettata veramente al futuro. Bene, torniamo al professor Formigoni. A proposito, sempre passando di palo in frasca, a proposito di progettazione della stalla, la progettazione della stalla cambia quando dentro la stalla ci vogliamo mettere i robot di mungitura, è chiaro, è tutta un'altra situazione. Ma questo luogo comune, ecco, sempre ricordato da chi li vende i robot di mungitura, secondo il quale la mungitura robotizzata è più vicina alla mungitura naturale, la vacca si fa mungere quando vuole, eccetera, è più libera, e quindi è una cosa molto più vicina all'idea di benessere animale. Questo luogo comune è fondato. Il mio parere è assolutamente sì. Il mio anche. L'animale, ormai abbiamo esperienze, direi abbastanza consolidate, di aziende che hanno entrambi i sistemi di mungitura. Alcune aziende ormai si sono completamente convertite alla mungitura robotizzata. L'altro giorno, insieme ad un tecnico di queste aziende, abbiamo misurato la produzione di latte di alcuni animali che hanno prodotto per una media di 3 giorni, misurata oltre 120 litri di latte in un giorno. Naturalmente animali ad altissima potenzialità genetica, ma è ovvio che abbiamo una serie di vantaggi enormi. Intanto l'animale non perde tempo, primo punto. Uno degli aspetti più critici di cow comfort è il tempo che l'animale perde in sala d'attesa prima di Chiaro, essere sì. munto. Tra l'altro con un grande affollamento. Spesso molti allevamenti sono transitati da 2 a 3 mungitori, poi sono tornati indietro perché non avevano considerato che un'ora in più di attesa moltiplicato per 3 sottraeva 3 ore di riposo agli animali, quindi il potenziale guadagno derivante dalla terza mungitura era perso ancora di più per il tempo perso dagli animali. Il secondo punto, la mammella si svuota più di frequente.
E quindi chiaramente un punto incredibilmente potente. Guardate, noi abbiamo qui a Bologna installato proprio adesso la prima stazione automatica di mungitura e io stesso non avevo assolutamente percepito o, come dire, focalizzato un aspetto che lì è evidente. Il punto di svuotamento di un quarto è completamente diverso rispetto al punto di svuotamento di un altro quarto. Tra lo svuotamento di, voi sapete che il robot di mungitura munge separatamente i quarti, la distanza che può intervenire in termini di tempo fra lo svuotamento del primo quarto e dell'ultimo è superiore ai 4-5 minuti. Questo cosa vuol dire? Che in una condizione di mungitura in cui non è previsto questo tipo di soluzione, o non svuotiamo correttamente il quarto, o andiamo in surmungitura, ma non di poco, del tempo che normalmente è dedicato alla mungitura totale. Quindi un benessere sicuramente migliore. Un altro aspetto che io considero molto importante in ordine alla sostenibilità, che ovviamente migliora perché gli animali hanno una produzione di latte che può raggiungere, può superare abbondantemente il 15-20% rispetto alle condizioni normali, compensato dal maggior riposo, quindi non è che l'animale spenda di più, spende semplicemente di più in latte rispetto alle condizioni ambientali, magari penalizzanti. Infine, la possibilità di alimentare gli animali con una certa maggiore precisione, quindi riscoprendo poi il tema degli autoalimentatori, insomma, di vecchia memoria. Che il robot ci consente, perché ci possono essere più linee, l'alimentazione liquida, eccetera, eccetera, quindi anche di intervenire molto più precisamente nell'alimentazione. Un ultimo aspetto, la possibilità di dividere il latte in funzione della carica cellulare che i robot consentono. E anche questo è un aspetto molto importante anche per la evidenziazione degli stati infiammatori. Al di là di quelle che erano le misure richieste ai mungitori, insomma. Quindi Bene. assolutamente un cenno al discorso delle aree meno, diciamo, vocate alla zootecnia. Io credo che il robot di mungitura sia per il futuro probabilmente la tecnologia che ci farà rivedere la sostenibilità nelle aree oggi marginali da un punto di vista zootecnico, diciamo così. Anche perché ricordiamo che il lavoro dell'uomo è sicuramente meno, no, non che scompaia, per carità, ma cambia decisamente. Interessante, questo Io sono è molto un'idea favorevole nuova, alla perché completa robotizzazione. si è sempre pensato alla robotizzazione nel pieno della pianura padana con allevamenti grandi, e invece potrebbe Allora, diventare un. scusa, il robot di mungitura ha il grande tutti i vantaggi sono stati spiegati da Andrea in maniera ottima, non buona. E sono pochi, ma chiari, limpidi e sono indubbi. Tant'è che come centri di referenza del benessere noi siamo sempre a favore di questo. E lo abbiamo sostenuto anche quando questa tecnologia poteva apparire, diciamo così, troppo moderna rispetto a quelle caratteristiche arcaiche della produzione di alcuni prodotti che con queste caratteristiche si portavano appresso un valore aggiunto. È arrivato un momento in cui le persone, il consumatore, vuole la realtà, le spiegazioni chiare piuttosto che la tradizione. E quindi il robot è sicuramente utile, ma essendo modulare, e quindi un robot 55 vacche, è estremamente versatile perché in aree marginali dove tu hai una famiglia che vive con la sua stalla oggi, spingere, e questa è l'unica cosa che mi permetto di aggiungere, o convincere un figlio a fare la vita del padre che da solo ha portato avanti 55-50 vacche in mungitura, mungendo sabato e domenica tutte le ore, perché non può ovviamente permettersi un mandriano,
e interagendo poco con gli strumenti tipici dei ragazzi giovani, il computer, va bene? Oggi il robot di mungitura invece ti libera da questa, diciamo così, impegno assoluto della mungitura e ti fa lavorare con uno strumento che è idoneo a tu che hai 20 anni e che è il computer. Ti dà una serie di dati, ti spiega come elaborarli, dà spazio alla tua valutazione scientifica basata sui dati, che è cosa della nuova generazione, non della vecchia generazione, che faceva valutazioni sulle proprie esperienze. Meno sui dati, oggi sono i dati che comandano e l'esperienza ha perso valore, va bene, e quindi il ragazzo giovane rimane in stalla più volentieri anche nelle zone marginali perché guadagna di più, ma anche perché fa un lavoro più tecnico, più consono a quella che è la Sì, sua giustissimo. generazione. Tra l'altro Va anche bene un visto anche discorso. in montagna dove trovi lo spazio e metti dentro 50 vacche con un robot di mungitura. Fai una bella. Se vuoi, le vacche asciutte poi le liberi al pascolo, le manzole liberi al pascolo, quindi mantieni l'ambiente con gli animali improduttivi e sostieni l'azienda, va bene, e la realtà economica attraverso una tecnologia che oggi ha mille vantaggi, insomma, e che va Sono verso il futuro. contento che sia Possiamo uscito questo discorso molto originale e innovativo. Prego, professore. aggiungere un ulteriore aspetto rispetto al tema del robot. Il robot raccoglie una, il robot in genere, i sistemi informatici, insomma, ci consentono, come diceva giustamente Luigi, di raccogliere tanti dati sui quali è possibile ragionare. Ci consentono, nel caso specifico, altri due elementi. Relativamente ai dati, in prospettiva noi potremo fare una selezione genetica incredibilmente più potente perché disporremo di dati quotidiani, individuali, con una serie di parametri che oggi non sono assolutamente considerati nei sistemi di controllo e quindi in prospettiva potremo avere un miglioramento del patrimonio dei nostri animali potentissimo. Il secondo aspetto, l'animale, il bovino è un animale abitudinario, teme la variazione di routine. Ora, ben sa Luigi quanto sia variabile la routine all'interno di una sala di mungitura in relazione semplicemente agli operatori che agiscono. Sì, Il infatti. robot di mungitura, se ben Favorisce tarato, ben gestito, eccetera, standardizza l'abitudine. queste operazioni, ma non solo. Le standardizza in funzione delle necessità del singolo individuo. Certo. E questo è credo che sia il massimo di tradizione, perché mio nonno, quando mungeva, conosceva benissimo le differenze tra un animale e un altro, perché era il suo lavoro quotidiano, eccetera, e quindi sapeva come approcciarsi. Il robot fa esattamente le stesse cose. E quindi Molto bene. assolutamente robotizzazione per sempre. Sono contento che abbiamo legato il concetto del robot al concetto di benessere animale. Ora prego i due esperti di attendere un attimo perché abbiamo due contributi tecnici da parte di due sponsor. Il primo sponsor che interviene è Zoetis con Giuliano Pisoni, National Technical Manager Ruminants di Zoetis Italia. Allora, buongiorno a tutti, vi ringrazio appunto, per darmi appunto la possibilità di presentare una parte che secondo me risulta essere molto importante nel contributo a quello che può essere un miglioramento del benessere dal metabolismo dall'altro, cioè la genomica che può essere uno strumento utilizzabile dall'allevatore per migliorare e lavorare anche diciamo, in prevenzione nei confronti del benessere. Faccio riferimento a un documento dell'EFSA che risale a lontano del 2009, quando nel 2009 si è genotipizzato diciamo, il completo genoma del bovino e da qui è iniziato tutto il lavoro che ha portato allo sviluppo della genomica come strumento di selezione all'interno dell'allevamento. In particolare si raccomandava anche di utilizzare la selezione genetica
per rendere gli animali, diciamo, più resistenti, più adattabili al sistema di allevamento, in modo tale da avere meno zoppie, meno mastiti e anche avere una migliore fertilità e un minore impatto sulle patologie metaboliche. Ovviamente ci sono poi i sistemi di misurazione legati a queste condizioni, che sono appunto la registrazione dei dati aziendali su zoppie, mastiti, fertilità e così via. Ovviamente anche queste rientrano nei sistemi di valutazione del benessere oggi in Italia, dove diciamo, i sistemi, una misurazione dell'effetto del benessere sugli animali vengono definiti come misure su base animale, sono conta delle cellule somatiche, trattamenti per mastiti cliniche, la prevalenza di zoppie e la mortalità degli animali adulti e dei vitelli. Su base genetica esistono degli specifici tratti che permettono di selezionare degli animali che siano meno predisposti a sviluppare queste patologie e siano quindi più resistenti, più adatti alle condizioni di allevamento. Queste hanno delle sigle che sono, diciamo, definite come tratti genetici, e per cui sia per le cellule, somatic cell score, per mastite e zoppie, due tratti genetici dove la Z li distingue in quanto sono due tratti genomici sviluppati da zoetis, la vita produttiva delle vacche e anche la sopravvivenza del vitello, anch'esso un tratto genomico sviluppato da zoetis. In cosa consiste la genomica? E la genomica di zoetis tramite il test Clarified Plus è uno strumento che da un singolo prelievo di cartilagine del vitello, mappatura dei caratteri, dei marcatori sul DNA del vitello, permette di identificare tutti i tratti genetici legati a tantissimi fattori gestionali, patologici, riproduttivi, produttivi, e al fine di classificare le femmine all'interno della propria rimonta e definire quindi gli obiettivi di selezione e di utilizzo mirato del seme, il tutto per portare a un'accelerazione molto più mirata della selezione all'interno della propria mandria. Qual è la parte importante della selezione genomica collegata al benessere? Perché oggi è possibile, tramite questo test genomico, andare a selezionare degli animali che sono più resistenti per la maggior parte delle patologie più importanti che impattano negativamente nell'allevamento da tanti punti di vista. Benessere, ma anche produttività, costo economico, consumo di antibiotico. E questi tratti genomici sviluppati da zoetis interessano la vacca, soprattutto per la maggior parte delle patologie molto più importanti, ma anche il vitello. Quindi vitelli che siano più resistenti allo sviluppo di polmoniti, diarrea e di conseguenza abbiano una maggior sopravvivenza all'interno dell'allevamento. Una cosa molto importante è che comunque la genetica è molto influenzata dall'ambiente, quindi l'espressione, il fenotipo a livello della stalla può variare da stalla a stalla in funzione dell'ambiente. Ma comunque si può vedere che all'interno di una singola popolazione, all'interno di una mandria, con le stesse condizioni ambientali, ci sono degli animali più o meno resistenti a determinate patologie. Vediamo ora in particolare per mastite e zoppia, perché sono i due parametri più importanti misurati all'interno dell'allevamento. Noi abbiamo genotipizzato in uno studio di validazione 1500 primipare che nel tutto il corso della prima lattazione hanno sviluppato l'evento patologico. Sono state poi classificate su base genetica ed è stato visto che il peggior 25% aveva sviluppato un 36% di casi nel corso di tutta la lattazione di zoppie rispetto invece agli animali del gruppo migliore, dove hanno sviluppato solo un 20% di patologie per la mastite. Quindi su base genetica è possibile andare a classificare e identificare gli animali che sono più o meno resistenti a tante patologie, tra cui le più importanti, mastite e zoppia. Ovviamente la selezione genetica all'interno di un allevamento di vacche latte non può essere mirata solo ai tratti sanitari, è per questo che Zoetis ha sviluppato un indice di profitto che permette di selezionare gli animali più profittevoli. Profittevoli perché sono animali che producono di più, sono più fertili, sono più resistenti alle patologie della vacca, più resistenti alle patologie nel vitello, ma anche più fertili e hanno meno incidenza di aborti, per esempio gemellarietà o cisti ovariche. Per farvi un esempio semplice di un'azienda che sta genotipizzando con Clarify Plus, utilizza il Dairy Wellness Profit come indice di selezione, è importante vedere che con un indice di selezione è possibile selezionare animali più produttivi, quindi
in questa tabella, nella prima tabella potete vedere la differenza fra gli animali migliori in termini di produzione di latte, quanto producono di più rispetto agli animali peggiori, ma allo stesso tempo, utilizzando questo indice che include anche i tratti sanitari, è possibile selezionare gli animali che hanno un indice di profitto medio molto più alto e che hanno un'incidenza di patologie, quindi in questo caso la somma di mastiti, zoppie, metrite, ritenzione e dislocazione, nettamente inferiore rispetto agli animali che hanno un indice di profitto, in questo caso medio, negativo, e che hanno sviluppato decisamente un numero maggiore di patologie. In conclusione, utilizzare la genomica è uno strumento che permette di accelerare in modo mirato scelte decisionali, che sono gli obiettivi dell'allevatore, dove ovviamente la produzione, i parametri qualitativi del latte sono la componente principale, ma dall'altro lato è possibile comunque selezionare animali che siano più fertili, siano più resistenti alle patologie e di conseguenza abbiano anche un effetto significativo sulla longevità in stalla, perché ammalandosi di meno e producendo si permette loro di raggiungere terza e quarta lattazione, dove sono le, diciamo, le lattazioni in cui gli animali hanno il massimo espressione del potenziale di produzione senza avere un impatto negativo dovuto a una scarsa fertilità piuttosto che a un'incidenza di patologie che impattano poi di conseguenza sulle performance anche economiche dell'azienda e soprattutto impattano negativamente su consumo di antibiotico e benessere animale. Sì. Concluso, spero di essere stato nei tempi. Perfetto. Tra l'altro la sua relazione, così come la relazione degli altri sponsor, sarà resa disponibile sui nostri canali internet e social. Grazie a Giuliano Pisoni di Zoetis. Prego. Un secondo sponsor che ha da trasmetterci un contenuto è Rota Guido. Rota Guido nella persona di Giuseppe Volta. Ho sbirciato la sua presentazione, ci sono delle foto bellissime di strutture molto avanzate. Giuseppe Volta è direttore della ditta Rota Guido. Prego, dottor Volta, prego. Buongiorno a tutti, grazie per l'opportunità. Ovviamente per me è molto difficile parlare dopo le maggiori autorità del settore, quindi insomma cercherò di non essere influenzato da questa situazione. Allora, un breve cenno sicuramente va fatto, parlando di zootecnia, a quello che è il Farm to Fork, cioè il contenuto del New Green Deal, che sostanzialmente ha come obiettivo di premiare produttori che forniscono alimenti e beni pubblici di elevata qualità nel rispetto delle rigorose norme in materia di ambientale e di benessere animale. Mi riallaccio velocemente, visto che benessere animale e ambiente sono strettamente collegati, al discorso per esempio che abbiamo fatto della longevità delle vacche. Longevità delle vacche, tra le altre cose, significa ridurre la percentuale di rimonta. Quindi ridurre la percentuale di rimonta, conseguente avere un peso vivo minore per litro di latte prodotto. Quindi andando avanti, diciamo che l'allevatore del futuro cosa dovrà fare? Dovrà sempre più essere capace di coniugare la sua attività zootecnica con l'ambiente e sempre questo in un'ottica di assoluta sostenibilità. Sostenibilità che dovrà essere ovviamente di tipo economico, perché nella sua attività può prescindere dal risultato economico, sociale, perché si deve contestualizzare in un contesto sociale opportuno, ed ambientale, perché ovviamente non possiamo prescindere dal fatto di lasciare alle future generazioni un ambiente che abbiamo maltrattato per la nostra attività. Quindi diciamo che tutto questo viene sintetizzato in una corretta progettazione. Tutti sappiamo quanto sia per ogni allevatore importante la progettazione della propria stalla, e l'esperienza ci ha insegnato che purtroppo gli errori di progettazione sono spesso pagati dagli allevatori per i prossimi 30 anni della loro attività. Allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo sostanzialmente cercare di progettare dei centri zootecnici, delle stalle che siano il più possibili vicino a stalle che abbiamo ad impatto zero. Cosa significa impatto zero? Significa che dovremmo cercare di avere il più possibile uno zero stress, uno zero impatto ambientale. Ma perché è importante avere zero stress?
è importante perché il livello di benessere degli animali è inversamente proporzionale al loro livello di stress. Ma quando parliamo di stress, sostanzialmente, per essere brevi, cosa facciamo? E parliamo di sostanzialmente stress sociali e stress microclimatici. Ma gli stress sociali cosa sono? Sono quel tipo di stress che sono indotti o derivanti dall'interazione che esiste fra gli animali allevati, fra di loro, e il ricovero zootecnico in cui noi li obblighiamo a vivere. Tutto questo ovviamente cosa fa? Comporta una progettazione che tenga presente il concetto del comfort, cioè dobbiamo cercare di esaltare il concetto del comfort riducendo il fenomeno degli stress e quindi della competizione sostanzialmente fra i vari animali. Allora, parlando di progettazione, diciamo che un primo aspetto che non tocca gli animali ma tocca l'allevatore è quello di cercare di fare delle strutture il più possibile libere da vincoli, cioè delle strutture, questa che vediamo è una struttura che ha oltre 40 metri di luce senza colonne, cioè senza vincoli progettuali, perché l'abbiamo detto e sentito dire molto bene, la struttura dura 100 anni, la tecnologia ogni 10 anni cambia e quindi la nostra struttura deve essere libera di potersi adattare a tutte le nuove tecnologie e le esigenze che sia gli animali, sia gli allevatori e sia le nuove tecniche che verranno in futuro dovranno essere, dovranno poter inserire senza contraccolpo particolare all'interno della stalla. Quindi l'assenza di colonne è sicuramente un elemento che si permette di favorire questo aspetto. Poi vabbè, abbiamo parlato spesso dei posti, del rapporto fra posti di alimentazione e posti di riposo. Sicuramente si è parlato di dare un rapporto con un 10% meno di cuccette in più, siamo tutti d'accordo che questo sia un aspetto molto importante, perché basti fare l'esempio del parcheggio: quando noi giriamo e cerchiamo l'ultimo posto, alla fine perdiamo la pazienza e ce ne andiamo. Lo stesso fenomeno succede alle nostre vacche. Quindi, ma direi che oltre a qualche posto in più in cuccetta e alla dimensione della rastelliera, quello che tendiamo a privilegiare è qualche numero di posti in rastelliera in più, cioè se la rastelliera ha 72 centimetri va bene, se noi diamo qualche posto di rastelliera in più abbiamo anche sul fronte alimentazione ottenuto i benefici che abbiamo nella fase di riposo. Quello che noi tutti vorremmo vedere ovviamente è una situazione di questo tipo, cioè animali che in gruppo dopo aver mangiato si possono mettere comodi a riposare per 12, 13, 14 ore. Qui non abbiamo tempo, ovviamente l'interessante sarebbe anche parlare del tipo di fondo della lettiera. Un aspetto molto importante è la posizione delle code, cioè come vediamo tutte le code sono posizionate sotto il corpo dell'animale, questo è un sinonimo tipico di benessere dell'animale, cioè l'animale in questa posizione praticamente determina, cioè trasmette che è in uno stato di assoluto comfort, perché quando l'animale è rilassato il muscolo della coda si rilassa e quindi posiziona la coda in questo modo e tutto rimane, per altre cose, perfettamente, il corpo dell'animale rimane tutto perfettamente pulito. Se diciamo le dimensioni, vabbè, le dimensioni sono molto importanti, ma che cosa dobbiamo fare quando dimensioniamo le nostre dimensioni, le nostre corsie? Sostanzialmente dobbiamo fare in modo che vengano tolti tutti i fenomeni di competizione. Se noi in sostanza abbiamo una stalla come tipo quella che vediamo in fotografia, sappiamo che l'animale in corsia di alimentazione, quando è con la testa in mangiatoia, occupa circa 1,80 m, 1 metro lo occupa l'animale che esce dalle cuccette, dobbiamo lasciare tranquillamente lo spazio perché due animali possano camminare e muoversi liberamente all'interno della stalla, uno in una direzione e uno nell'altra. L'altro aspetto molto importante da considerare è il posizionamento dei passaggi e soprattutto la dimensione dei passaggi. Quello che questa è la stalla che ospita animali di grande produttività, siamo sopra i 40 litri di media con due mungiture, quindi molto importante. Abbiamo un passaggio centrale molto grande di 7,5 metri, disposto al centro della stalla, quello che gli americani in gergo chiamano la porta all'alimentazione, ma è proprio dimostrato come pur distribuendo più alimento nella parte centrale, i 20 metri a destra e a sinistra rispetto a questo passaggio sono quelli in cui gli animali normalmente si distribuiscono con più frequenza e quindi si alimentano con maggiore intensità. Perché
occupano con grande piacere questo grande passaggio, perché ha un doppio fronte di abbeverata. Ovviamente 2,50 la beverata da un lato, 2,50 la beverata dall'altro, e sempre la possibilità di movimentazione alternato di due soggetti da una all'altra corsia tra l'alimentazione e il riposo. L'altro aspetto molto importante, ovviamente, quando non siamo in presenza di un robot di mungitura, è quello dei corridoi di movimentazione degli animali verso la sala di mungitura. Cioè l'andata e ritorno alla mungitura diventa, se in corridoi stretti, un elemento assolutamente di grande stress per gli animali, dove ovviamente i soggetti dominanti la fanno da padroni, quindi mettono in soggezione proprio i soggetti meno forti. L'altro aspetto importante, ovviamente, che cos'è quello della pavimentazione? Abbiamo detto prima, cioè opportune pendenze verso il centro e pendenze longitudinali fanno in modo che la stalla dreni le urine prodotte, con un duplice beneficio, che gli animali sono perfettamente puliti, hanno non solo il mammello, ma anche tutta la parte del corpo, gli zoccoli perfettamente puliti, ma non solo. Il fatto di drenare continuamente le urine, quello fa, riduce le emissioni di gas in atmosfera, e quindi abbiamo sicuramente una qualità dell'aria migliore, e tutti sappiamo che gli animali amano vivere in un ambiente pulito e con una qualità dell'aria buona, quindi senza gas nocivi presenti. L'altro elemento importante è l'acqua, cioè sappiamo che più dell'80% del latte è acqua, quindi l'acqua rappresenta un elemento fondamentale. Lo rappresenta come? Nelle sue tre condizioni essenziali: la temperatura, cioè dobbiamo far vedere agli animali dell'acqua temperata, assolutamente non acqua fredda, nella quantità, quindi la distribuzione degli abbeveratoi deve essere tale da soddisfare un rapporto di almeno 10-15 cm di fronte abbeverata per vacca presente, e soprattutto anche un discorso di qualità, cioè la possibilità, la facilità di poter intervenire sugli abbeveratoi per pulirli con estrema facilità e quindi avere sempre acqua disponibile e assolutamente pulita. Quindi vediamo che gli animali amano disporsi senza competizione sul fronte di alimentazione, ma la disponibilità di acqua, e lo mettiamo nel passaggio fra lo stress sociale e lo stress termico, la disponibilità di acqua, diciamo che è il primo elemento per combattere gli stress microclimatici, perché lo stress da caldo viene prima di tutto combattuto con la disponibilità di acqua fresca ed abbondante. Parlando di stress microclimatici, tutti gli allevatori sanno, perché magari lo hanno patito sulla loro pelle, quanto lo stress termico, lo stress da caldo, induca a una riduzione delle performance produttive e riproduttive dei propri animali, e quindi con grosse conseguenze economiche sul suo allevamento. Allora, sappiamo che la temperatura corporea dell'animale si innalza considerevolmente durante il periodo caldo, c'è un drastico calo dell'ingestione e un deperimento fisico, ma anche d'inverno gli animali con temperature troppo fredde manifestano dei problemi legati soprattutto all'attività respiratoria e all'evotraspirazione quotidiana, che innalza dannosamente il contenuto di umidità all'interno della stalla. Per cui è molto importante nella presentazione di una stalla considerare gli impianti per un corretto controllo del microclima. Sappiamo tutti, ovviamente, gli animali sono, i bovini sono animali omeotermici, cioè che utilizzano la prima energia ingerita per termoregolarsi, e solo quella in eccesso viene poi trasformata in latte o carne. E quindi è molto importante per gli effetti economici dell'allevamento che si riducano tutte le condizioni di allontanamento dei bovini dalla loro ideale condizione di termoneutralità. Ma quali sono i principali parametri che vanno considerati? Vabbè, tutti lo sappiamo: la velocità dell'aria, l'umidità relativa, il loro rapporto, il famoso rapporto del THI, ma un altro aspetto molto importante che si tende a sottovalutare è quello legato alla qualità dell'aria, cioè al ricambio d'aria in ambiente, quindi alla minor presenza di gas nocivi all'interno dell'ambiente. Diciamo che in un ambiente chiuso sarebbe ideale garantire addirittura 60 ricambi in condizioni di temperatura massima estiva, quindi quando bastano invece 4 ricambi minimi in temperatura minima invernale. E questo dell'aria si dovrebbe al secondo, che è la condizione attorno alla quale l'animale percepisce circa 10 gradi in meno. Dottor Volta, mi scusi, può arrivare alle conclusioni?
Ho finito. Diciamo che lo stress da caldo che abbiamo, cioè l'impianto che abbiamo montato all'interno di questa stalla, è il primo impianto montato in Italia, il primo anche montato in Europa. Ora stiamo facendo altri 4 impianti anche su stalle con i robot, in cui l'aria, anziché il classica tunnel o cross ventilation, viene immessa in pressione, cioè una distribuzione omogenea dal primo all'ultimo metro della stalla con dei ventilatori di piccola potenza, interessa il corpo degli animali in modo uniforme, e abbiamo visto che veramente abbiamo risolto il problema dell'ammassamento degli animali. Niente, posso chiudere. Vabbè, l'altro aspetto sono le tende, ovviamente l'ombreggiamento, oltre che il riparo e la protezione degli animali da agenti esterni, sicuramente un altro elemento che innalza il livello di comfort degli animali stessi. Per chiudere, l'impatto zero ambientale, ovviamente lo consideriamo un importante, come si può dire, integrazione al reddito, che oltre a mettere a posto l'aspetto ambientale, visto che comunque valorizziamo la direzione, ci permette anche al nostro allevatore di avere un'importante integrazione al reddito, e quindi l'abbinamento fra una zootecnia e stalle basate su concetti di benessere, oltre che valorizzazione delle dedizioni zootecniche, sono sicuramente i due elementi di base per avere allevamenti di successo. Grazie per l'attenzione. Grazie a Giuseppe Volta, direttore della ditta Rota Guido. Anche la sua relazione sarà disponibile su internet. E prima di dare la parola al professor Formigoni, perché mi è venuto in mente, ascoltando Giuseppe Volta, che sarebbe interessante approfondire l'aspetto acqua a beveratoi, volevo dire che dall'inizio del nostro incontro ad adesso, a questo istante, siamo sempre rimasti sopra ai 300 partecipanti, siamo arrivati a 340, 350, in questo istante ce ne sono 307, il che significa che il discorso interessa molto. Professor Formigoni, la disponibilità di acqua è fondamentale per parlare di benessere animale, no? Sì, come assolutamente. La assicuriamo? Sì. Deve essere fresca, pulita, eccetera, l'acqua fresca o calda, dipende dal periodo dell'anno. Diciamo che d'inverno è molto apprezzato che l'acqua, soprattutto all'uscita della sala di mungitura, sia offerta ad una temperatura diversa da quella che può essere naturalmente, e, ad evitare le classiche indigestioni. L'acqua deve essere anche buona, nel senso che deve avere caratteristiche microbiologiche, ma anche compositive, che ormai conosciamo, debbano essere controllate perché gli animali possano consumarne in grande quantità senza nocumento. Pensiamo per esempio al problema dei nitrati, dei metalli pesanti, eccetera. È impressionante considerare quanto gli animali bevono in un giorno. Una bovina che produce 60-70 litri di latte, in gestione oltre i 30 kg di sostanza secca, è un animale che arriva a bere, almeno dalle misure che abbiamo fatto noi nella nostra condizione di stalla sperimentale, tra i 160 e i 180 litri al giorno. La cosa che è interessante però è anche osservare il tempo che l'animale spende per bere. Il tempo che una bovina spende per bere non è superiore alla mezz'ora al giorno. Quindi significa che il tema della portata degli abbeveratoi deve essere commisurato ovviamente a queste nozioni, a queste conoscenze, e deve essere commisurato anche al comportamento complessivo. Prima il signor Volta ci faceva vedere un'immagine molto interessante di molte bovine all'abbeveratoio contemporaneamente, ed è proprio così che avviene. Ne ho qualcuna anch'io di immagini che ritraggono la stessa identica situazione. Bene, professore, si è staccata la linea probabilmente. Dottor Bertocchi, c'è un
come sapete, siamo in comunicazione. È necessaria la pulizia degli abbeveratoi. Quindi, scusate, tornando al punto di prima, immaginiamo di avere l'ingestione delle quantità citate. Poi c'è il tema della pulizia degli abbeveratoi. Il tema della pulizia degli abbeveratoi è spesso sottovalutato. Pulire gli abbeveratoi in un'azienda porta via un sacco di tempo, la sollecitazione di provare a fare degli abbeveratoi autopulenti in futuro per essere sicuri che vengano puliti. E l'altro aspetto, qui mi rivolgo proprio ai costruttori, quando gli abbeveratoi vengono svuotati, imponenti quantità di acqua cadono sul pavimento. Questo non è bene, perché aumentiamo enormemente l'esposizione dell'unghione ad un ambiente umido, e sappiamo che l'unghione soffre di questo, e soprattutto non solo l'unghione, ma la parte dei tessuti molli che stanno immediatamente sopra l'unghione. Lì proliferano le dermatiti e tutto quanto, che sono uno dei problemi forse più importanti che abbiamo nei nostri allevamenti. Pavimenti asciutti devono essere un must delle nostre stalle, quindi pendenza al centro, pendenza verso l'esterno, fare in modo che gli animali, soprattutto durante l'estate, qui mi rivolgo soprattutto ai costruttori per la dimensione delle corsie, prima è stato fatto un cenno, quando d'estate irroriamo gli animali di acqua, ovviamente aumenta enormemente la quantità di acqua sul pavimento, è necessario fare in modo che gli animali alla greppia non abbiano i piedi nel bagnato e che si possano muovere, se possibile, su superfici le più asciutte possibili. Questo è un elemento di grandissimo peso per la salute del piede, oltre che per lo sviluppo di... Infine anche per le mosche. Le mosche sono un problema serissimo durante il periodo estivo, ovviamente, e noi sappiamo che l'igiene ambientale è il prerequisito fondamentale per il controllo delle mosche stesse. Quindi, a proposito di mosche, professore, scusi se la interrompo, professore Formigoni, IZETA, l'informatore zootecnico, organizzerà un altro webinar tutto dedicato al problema delle mosche in allevamento. Avrà luogo a fine maggio con l'intervento anche di un entomologo. La data non riesco ancora a dirla, dovrebbe essere il 28 maggio, ma i nostri canali, le nostre riviste, i nostri terminali social diranno qual è la data precisa, probabilmente il 28 maggio, ma non è ancora. Comunque, prima dell'estate faremo un webinar solo sulle mosche in allevamento. Uno, per esempio, delle cause di assembramento degli animali è la presenza di mosche fungitrici che generalmente albergano nelle aree verdi prospicente le stalle. Le mosche fungitrici sono quelle che si nutrono di sangue, quindi vanno a pungere gli animali. Gli animali tendono a raggrupparsi. Prima Luigi citava una delle cause di assembramento degli animali. Questa è una delle cause, per esempio, unitamente alla eccessiva luce, quindi mancanza di ombreggiamento, oppure anche alla non distribuzione ottimale dei flussi d'aria all'interno dell'allevamento. Però la presenza delle mosche è veramente problematica, anche per la sanità della mammella, insomma c'è una bibliografia molto ampia in questo. Ecco. Bene, e guarda caso, possiamo dire, il controllo delle mosche va attuato a partire da marzo, non partire in giugno e in luglio, bisogna ammazzare le larve. Dottor Bertocchi, noi siamo collegati in chat con altri partecipanti. Uno di questi pone questa domanda riguardo al benessere animale e alle checklist Class Farm. Ad avviso di quello che ci scrive, le aziende piccole di montagna risultano svantaggiate, soprattutto dalle misure di biosicurezza. Che cosa risponde a questo ascoltatore che pone questo problema? Le aziende piccole di montagna sono svantaggiate dai criteri Class Farm? Non ho dati in tal senso, nel senso che le aziende svantaggiate in biosicurezza nella checklist Class Farm sono quelle che non attuano le norme base di biosicurezza. Quindi la biosicurezza
non può avere un metro di giudizio in Valpadana o in zone di montagna. Anzi, io penso che in zone di montagna forse la biosicurezza sia anche più probabile. Quello che conta è che se tu immetti un animale nuovo in allevamento, devi fargli fare la quarantena. Se sei in un allevamento che ha 1000 vacche, dovrai studiare una stalla apposta per tenere le 30 vacche che compri. Se sei un allevamento che ne ha 15, se compri un animale, dovrai avere un posto ben distante e controllato, devi fare gli esami, dovrai fare i controlli, dovrai verificare che non ci siano fonti di contaminazione che possono venire dall'esterno. Per quanto riguarda la biosicurezza esterna, per quanto riguarda la biosicurezza interna, non cambia assolutamente nulla, perché questa seconda biosicurezza è tutto ciò che tu fai per ridurre il rischio che le patologie o i batteri presenti in stalla possono diffondersi, e quindi le buone norme di mungitura, di igiene di mungitura, di igiene delle cuccette, di igiene della stalla sono le medesime, insomma. Allora parliamoci chiaro, la checklist benessere animale considera, o meglio, la checklist di valutazione del rischio benessere animale, diamogli il suo nome esatto, considera molti rischi, ma non tutti i rischi e non tutti sviluppati in 1000 parti. Abbiamo parlato di acqua, noi abbiamo visto che le indicazioni maggiori sono di 6 centimetri per animale e ben dislocate nella stalla, e gli abbeveratoi devono essere puliti. Molti mi hanno chiesto anche perché non hai messo la temperatura dell'acqua. Ecco, forse dalla risposta del professor Formigoni cominciate a capire. Allora, tanti fattori variano durante l'anno, tanti fattori sono soggetti alla zona in cui stai costruendo, tanti fattori sono difficili da valutare dal punto di vista del rischio. Quindi, là dove ci sono dei fattori di benessere che sono essere comprovati, facilmente valutabili, con indicatori e soglie che determinano questi indicatori ben precise, allora possiamo costruire un item di rischio, cioè un'osservazione di rischio. Tante volte ci sarebbero cose importanti da inserire, ma non abbiamo ancora gli indicatori esatti per comprendere ciò che è bene e ciò che è male per l'animale, e aspettiamo che queste cose qua si evolvano, insomma. Ok, professor Formigoni, l'intervento di Giuseppe Volta di Rota Guido ha posto l'attenzione, tra le tante cose, ha posto l'attenzione anche sul problema dello stress da caldo, di cui abbiamo parlato poco in questo incontro di oggi. Ecco, al di là della famosa tabella del THI, eccetera, ecco, che cosa possiamo dire relativamente al rapporto tra stress da caldo e benessere animale? Il primo elemento molto importante quando parliamo di controllo della temperatura ambientale degli animali sembra scontato, ma è bene dirlo, è che per una corretta valutazione del THI, il Temperature Humidity Index, è necessario misurare la temperatura, l'umidità e, se possibile, anche la velocità dell'aria. E questa va misurata dove vivono gli animali, non all'esterno e nemmeno a 4 metri d'altezza nella stalla. Ma l'ideale è quella di misurare questi valori ad altezza vacca o idealmente ad altezza cuccetta. Sembra un elemento, voglio dire, contato questo, ma non lo è. Le differenze di THI fra il punto dove gli animali vivono rispetto a punti diversi può essere anche significativo. Il secondo elemento è che quando si parla di stress, spesso si parla di un THI superiore a 70-72. In realtà i lavori ormai di 10 anni fa di Collier, della statunitense, hanno chiaramente indicato un valore di soglia di stress per gli animali più produttivi di 64-65, oppure quando il THI è superiore a 68 per 17 ore nell'arco della giornata. L'altro elemento interessante è che ogni 5 litri di latte in più, oltre i 35 kg, si abbassa la soglia di sensibilità allo stress da caldo.
Ora, se noi andiamo a tradurre questi dati nelle condizioni nostre operative, ci rendiamo conto che a temperature decisamente basse all'interno della stalla, quando l'umidità relativa sia relativamente alta, raggiungiamo le soglie di stress termico per gli animali più produttivi. Guardate questa tabella, 18 gradi con un'umidità relativa del 70, compreso tra il 70 e l'80%, siamo già al valore soglia di stress termico per gli animali più produttivi. Naturalmente tutti questi elementi lasciano, come dire, aperta la necessità a soluzioni tecniche. La prima è quello dell'automatismo di apertura dei sistemi, quindi ventilazione, raffrescamento, eccetera. L'altra è quella di pensare a sistemi anche più sofisticati rispetto agli attuali di contenimento dello stress termico. Per esempio, la presenza di docce individuali potrebbe essere molto interessante, la creazione di settori doccia. Alcuni allevatori lo hanno fatto con vantaggio, in modo tale che gli animali più sensibili possono rinfrescarsi ed essere particolarmente ventilati. Del lavoro ce ne possiamo fare. Per adesso direi la cosa più importante è che le vacche hanno più caldo di noi, quindi quando noi non percepiamo il caldo non è detto che gli animali siano nella stessa condizione, e più producono più sono sensibili al caldo. Benissimo, professore, grazie. Grazie a tutti quanti, abbiamo finito il tempo, fra un pochino ci chiudono il collegamento. Questo è stato un evento organizzato dall'informatore zootecnico, e quindi canali informatici vari, il sito internet, i social, la rivista dell'informatore zootecnico darà conto delle cose dette oggi, quindi prego gli interessati nei prossimi giorni di consultare questi canali. Ringraziamo gli sponsor, non soltanto i due che hanno parlato, sia Zoetis e Rota Guido, ma anche Avienti, Bellucci e Erilon. Tra l'altro Erilon, tra le varie cose, propone dei nebulizzatori molto interessanti, parlando di stress a caldo. Ma ringraziamo soprattutto i due esperti che sono stati con noi per tutto questo tempo, condividendo con noi il loro know-how, ossia Luigi Bertocchi, dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, con sede a Brescia, e il professor Andrea Formigoni dell'Università di Bologna. Grazie a tutti, rimanete, consultate sempre i media legati all'informatore zootecnico, perché presto ci saranno resoconti di questo incontro e a fine maggio ci sarà un altro webinar sul problema delle mosche negli allevamenti. Grazie a tutti e buongiorno.